qualcuno pensa di fare un governo con Renzi, Prodi e la Boschi, deve passare sul mio corpo. A due giorni dal discorso di Conte al Senato, gli scenari politici si moltiplicano e tra nemici e alleati il confine diventa sottilissimo. A Marina di Pietrasanta, intanto, è atteso Salvini. Posso farle un piccolo test? Le faccio leggere una frase di un politico e vediamo se indovina chi l'ha detta. Proviamo. Si dice Salvini si è messo al Ministero degli Interni per fare il giullare, non è assolutamente così. In teoria dovrebbe essere la Lega. Invece è una frase di Di Maio, di un anno fa. Vedi? Caro Salvini sta vaneggiando senza giullare, questo sarà Renzi. Una nota del Movimento 5 Stelle. Ah, sempre Di Maio, eh. Ah. Stanno passando le auto di Salvini. I contestatori urlano. Dentro il clima ovviamente è molto diverso. Potrebbe anche prendere l'approvazione della Lega, Conte. Se il Presidente del Consiglio dipinge un'Italia che non è la mia, vabbè, amici come prima. Se il Presidente del Consiglio traccia un percorso che fa bene all'Italia, chi sono io per dire no? Intanto c'è Solange che sta leggendo la mano a Salvini. Davanti questo governo? Sì, con molte difficoltà però vincerà. Insieme ai grillini, ok, ma senza di me, Berlusconi? Questo è Renzi. È Renzi. Infatti sono molto simili, sono. Il PD è un punto di riferimento del crimine, questa è molto salviniana. E invece Alessandro Di Battista. E allora capisce lei, se ci vogliono andare insieme. I big del movimento si incontrano a Bibbona da Grillo e dicono Salvini non è più un interlocutore affidabile. C'è un'area di libertà, siamo all'anticamera della dittatura. Zingaretti. E invece è stato Berlusconi. Ah, beh. E adesso potrebbe governare con... con Salvini, sì sì. Poi Salvini si sposta alla festa regionale della Lega, a Marina di Massa, anche qui c'è chi manifesta il suo dissenso. Dobbiamo ragionare sui contenuti da contrapporre alla propaganda del razzismo di Stato, della guerra fra poveri, della guerra contro i poveri. Lei dice PD e 5 Stelle hanno paura di andare al voto e per questo ritardano. Però si potrebbe dire che la Lega potrebbe aver paura invece che il voto si ritardi troppo perché vuole capitalizzare i consensi. Noi non abbiamo mai paura di andare al voto. L'importante è che però ci sia un governo che governi. Meglio un'alleanza fra PD e Movimento 5 Stelle o meglio tornare sui propri passi e continuare con i grillini? Se le elezioni non dovessero essere, meglio continuare così. Ma io sono per andare al voto. O c'è un governo, si va al voto. A leggere i giornali pare che l'accordo fra Renzi e Di Maio ci sia già, fra PD e 5 Stelle ci sia già. Di Maio dice non parliamo con Renzi. Ho capito, ma i voti o li prende da Renzi o da chi li prende? Dalla fata turchina? 40 senatori del PD sono renziani e quindi dai, Di Maio non faccia il furbetto. Open Arms, la Spagna, sbarcate ad Algeciras. La ONG, impossibile. Lei dice sempre che Open Arms, siccome batte bandiera spagnola, dovrebbe portare i migranti in Spagna. Però c'è anche la convenzione di Amburgo che dice che la nave deve ricevere il porto sicuro quando lo richiede. L'Italia non può essere punto di approdo di barchini e barconi in tutto il Mediterraneo. Gli italiani sono buoni ma non fessi.